Ho voluto fortemente questo momento per salutare tutti i sindaci e i rappresentanti di tutti gli enti istituzionali legati al territorio appunto del Vallo di Diano. Un modo per salutare attraverso loro anche i cittadini, le comunità del territorio, perché mi sembrava doveroso ringraziare per l'accoglienza, per il rispetto che hanno nutrito sempre nei confronti dell'istituzione e soprattutto per la collaborazione che c'è stata tra tutti. E questo sempre al fine ultimo di garantire in maniera eccellente il bene comune e il benessere sociale in generale. Non voglio fare bilanci in termini di operativi perché insomma sono comunque ormai stratificati nel tempo e sono lì. Sicuramente abbiamo raggiunto grandi risultati, noi come Arma dei Carabinieri abbiamo eseguito diverse operazioni in tutte le materie del diritto, quindi abbiamo represso fenomeni legati allo spaccio di stupefacenti, fenomeni legati a reati ambientali, tutela della sicurezza sul lavoro. Insomma, abbiamo spaziato molto a tutela degli interessi generali e dei diritti dei cittadini. Il bilancio è assolutamente, in termini generali, positivo e io sono molto soddisfatto di quello che è stato fatto, anche in sinergia con le altre forze di polizia. L'augurio è quello di proseguire con questo spirito ottimistico per fare sempre meglio. L'evoluzione non è altro che migliorare ciò che è venuto prima. Quindi lo spirito è sempre quello di fare prima per gli altri e poi per sé e soprattutto anche nei momenti più bui, come può essere quello di una pandemia che è stata vissuta in maniera intensa in questo territorio, non arrendersi mai, perché gli unici che sono perduti sono coloro che si arrendono. Era dovuto questo momento di commiato per il capitano Acquaviva, perché in questi 4 anni, da giovane capitano, il più giovane capitano d'Italia, quando lui è arrivato nel Vallo di Diano, ci siamo sentiti un po' quasi come i padri di famiglia che insomma portano avanti l'educazione e l'attività dei propri figli, insomma. E devo dire che è stato all'altezza ed ha svolto un ruolo straordinario in questi 4 anni. Rafforzando nel nostro territorio quel rapporto che c'è tra le istituzioni, tra le amministrazioni e l'Arma dei Carabinieri, con una presenza costante, con anche diciamo un'attività professionale anche competente, importante, è cresciuto tantissimo. E questo chiaramente a noi fa piacere e ci rende orgogliosi di aver potuto accompagnare questo suo percorso professionale in questi 4 anni e perché no fare in modo che porti con sé l'esperienza che ha maturato in questi anni nel Vallo di Diano.